Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Normalmente, se non vi facciamo attenzione, non abbiamo coscienza della disposizione spaziale del nostro corpo, dell'immagine di noi stessi. Però ciascuno di noi ha del proprio corpo una immagine spaziale incosciente, vero specchio dell'attitudine corporea, della disposizione reciproca di diversi segmenti del corpo nello spazio e degli incessanti cambiamenti di questa disposizione secondo gli spostamenti del corpo. La sorgente degli stimoli interni, che sono all'origine delle sensazioni mediante le quali si avvertono la posizione delle membra, il movimento degli arti, lo sforzo muscolare, è rappresentata in genere dalla tensione dei muscoli, tensione che si ripercuote sui particolari organi situati nei muscoli stessi o nei tendini e nelle fasce muscolari. Questi organi di squisita sensibilità, scoperti e studiati soprattutto dal Golgi, dal Pacini, dal Ruffini, hanno una struttura molto complicata. I fusi neuromuscolari, per esempio, sono corpiccioli fusiformi situati nello spessore dei muscoli. Nel loro interno, finissime fibre nervose circondano a spirale le fibre muscolari e fanno pensare ad una specie di molla che avverta e registri la contrazione del muscolo. I più importanti analizzatori delle sensazioni spaziali sono però i canali semicircolari, destinati, insieme con le sensazioni visive e muscolari, a mantenere la posizione normale di equilibrio. Il senso dell'equilibrio è il senso della posizione o dei movimenti del nostro corpo in rapporto al mondo spaziale. Grazie a movimenti muscolari perfettamente coordinati, il corpo conserva il suo equilibrio in tutte le posizioni e in tutti i movimenti: marcia, corsa, salto, nuoto. Quando l'equilibrio è turbato, si compiono movimenti riflessi di compenso, rapidi e precisi, di cui non ci accorgiamo, a meno che il turbamento dell'equilibrio sia tale da essere avvertito e dare la sensazione della vertigine. Il punto di partenza degli stimoli per questi riflessi è rappresentato essenzialmente dalla posizione e dai movimenti del capo. Insomma, è dal capo che originano in modo particolare gli stimoli determinanti in via riflessa le reazioni dei muscoli che mantengono la stazione retta e, in generale, l'atteggiamento normale del corpo. Appunto, nel capo si trovano i canali semicircolari. Questi canali fanno parte, con la chiocciola, del cosiddetto orecchio interno, situato nelle ossa del cranio. Ma mentre la chiocciola riguarda il senso dell'udito, che vedremo più avanti, i canali semicircolari hanno tutt'altra funzione. Essi sono orientati secondo i tre piani di dimensione dello spazio.
i due canali esterni giacciono quasi esattamente nello stesso piano orizzontale. I piani di un canale posteriore e del canale anteriore dell'opposto lato sono quasi esattamente paralleli e formano col piano mediano un angolo di circa 45 gradi. Dunque, i sei canali semicircolari nel loro insieme tre piani, uno orizzontale e due verticali, sono perpendicolari sia fra loro sia rispetto al piano orizzontale, di modo che sono orientati pressappoco secondo le tre dimensioni dello spazio. I canali semicircolari sono riempiti di liquido e altro liquido li circonda separandoli dalla cavità ossea in cui sono contenuti. In determinati punti dei canali esistono particolari cellule sensitive, fornite di filamenti lunghi e flessibili tenuti insieme da una sostanza gelatinosa o da una massa formata da microscopici cristallini di carbonato di calcio. Queste cellule sono in rapporto con le fibre del nervo vestibolare, che si dirige verso il sistema nervoso centrale e li trasmette gli stimoli provenienti dai canali semicircolari, suscitando impressioni così precise da darci un'immagine della nostra attitudine cefalica e un senso intimo dello spazio nel quale dobbiamo mantenerci in equilibrio. La funzione dei canali semicircolari si esplica in questo modo. Ad ogni variazione di velocità nel movimento del capo, il liquido dei canali si sposta ed eccita i filamenti delle cellule sensitive. Queste, come si è detto, sono in rapporto col nervo vestibolare e gli stimoli giungono per tal mezzo al sistema nervoso centrale, provocando i riflessi di cui il corpo ha bisogno per conservare il suo equilibrio. Al mantenimento dell'equilibrio partecipa pure il cervelletto, un organo che occupa la parte posteriore del cranio e che ha pressappoco la forma di una farfalla. Esso svolge complesse e importanti funzioni in rapporto al mantenimento della stazione eretta e dei vari atteggiamenti del corpo e all'esecuzione dei movimenti. In sostanza, il cervelletto interviene nella coordinazione precisa dei vari gruppi di muscoli chiamati a partecipare ad un determinato movimento, in modo che l'energia, la continuità, la regolarità, lo scopo del movimento stesso vengano assicurati e raggiunti. Allorché un ubriaco barcolla e muove le gambe senza equilibrare il tronco, ciò avviene appunto perché il cervelletto è sensibilissimo all'alcol. Un malato col cervelletto che non funziona a dovere cammina esattamente come un ubriaco e, come gli ubriachi, non riesce a controllare i propri movimenti.